pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Tra Apoel e Barcellona 3-2 il parziale. Andiamo da Somma, dopo una brutta partenza, diciamo un po' la parte vostra fredda, era sotto i due gol, avete rimontato la grande. Diciamo che abbiamo messo un po' più di cattiveria, abbiamo cercato di trasmettere grinta io e il nostro leader Olmo quando siamo entrati, e per adesso le cose stanno andando benino, ma dobbiamo stare concentrati. Nel suo tempo cambierà qualcosa in campo? Stiamo cercando di mantenere tutti freschi, quindi giriamo molto, tipo squadra di basket. D'accordo, in bocca al lupo. Andiamo un attimo dall'altra compagine, che dopo un'ottima partenza adesso sono sotto di una rete. Andiamo un po' dal capitano, giusto un attimo. Sì, un attimo solo, eh. State avanti i due gol, poi cosa è successo? È successo che non manteniamo le posizioni, siamo fatti un po' prendere all'euforia dei due gol iniziali, cosa che non dovevamo fare. E poi siamo andati in svantaggio, ora dobbiamo recuperare assolutamente perché... Cosa dovrà cambiare per ribaltare la... Un po' più di impegno, di coraggio, di grinta e di far uscire veramente il Barcellona che siamo noi. D'accordo, in bocca al lupo. Questa partita del match up il Barcellona, gara terminata 5-3 a favore del Barcellona, erano quarti di finale Summer Cup, è stata una partita davvero fantastica, bellissima, due squadre molto forti che forse meritavano, anche l'Apoel meritava di arrivare più avanti. Parliamo prima con Somma. Primo tempo strepitoso dove meritavate, avete chiuso sul 3-2, meritavate forse di più, il portiere avversario migliore in campo, Santoro, ha fatto parate strepitose, nel secondo tempo hanno ribaltato il risultato. Sì, sono partito io fuori e abbiamo preso due gol, sì. Sono entrato e ne abbiamo fatti tre, poi è entrato il capitano e hanno fatto il gol della vittoria, è sempre quindi, così, è sempre così. Il cerchio quadra sempre. Se giocavi tutti e 50 minuti, forse quindi finiva diversamente, forse, questo stai dicendo. No, vabbè, ho dato il massimo, poi giusto l'ho rifiatato, e quando il leader è entrato in campo ha fatto le cose sono tanti. Andate meglio, perché oltre diciamo a queste battute, no? Perché l'Apoel non ce l'ha fatta? Perché non abbiamo avuto la grinta per tutti e 50 minuti, quando abbiamo avuto la giusta grinta siamo andati su, abbiamo dominato, il portiere fa i miei elogi a Santoro, anche ai bei tempi del Garden Ball, grande portiere del Garden Ball Club. È andata così, ci rifaremo la prossima volta. Luciano, vuoi fare un saluto, una dedica particolare per questa tua prestazione? Che me lo chiedi a fare, come sempre, a chi la dedico? Al nostro leader, l'estempiato cambiasso, Alessandro. Un bacio a tutte e due le stelle. Luciano, sempre simpaticissimo, adesso parliamo con Santoro. Davvero la tua partita è stata fantastica. Siete passati in vantaggio 2-0 nei primi minuti, certo. Però non avete giocato bene il primo tempo, loro sì, hanno dominato il primo tempo. Poi sì, a noi ci mancava Oreste a difesa, no? Sì, che si è sentito, è un leader, è fondamentale per la nostra difesa. E poi nel secondo tempo siamo riusciti a ribaltare il risultato, perché noi aspettavamo questa partita da tempo e dovevamo vincere per forza questa partita. Sì, dopo il girone che avete perso malamente anche tutti rimaneggiati. Sì, senza Sasi e senza Oreste... Di nuovo. Era importante questa diciamo rivincita poi ai quarti di finale. E vuoi fare una dedica? Sì, questa dedica la dedico a Oreste e a Stasi. Va bene, ciao. Salutiamo Santoro, gli amici del Barcellona, ciao ragazzi.